L'Assemblea legislativa delle Marche sostiene Fosforo, la festa della scienza, la manifestazione di Senigallia che dal 10 al 12 maggio trasforma la scienza in spettacolo di strada per osservare, inventare, scoprire ed apprendere. L'iniziativa, alla quale partecipano anche le università di Ancona, Camerino e Bologna, propone un ricco programma di appuntamenti in diversi luoghi del centro cittadino, con dimostrazioni, esperimenti, giochi, laboratori per le scuole ed incontri con gli scienziati. Il programma di questa terza edizione è stato presentato a Palazzo Leopardi dal Presidente del Consiglio regionale delle Marche, Vittoriano Solazzi. Direi che si iscrive questa iniziativa fra le iniziative davvero importanti della nostra regione per originalità, perché Senigallia da questo punto di vista ha dimostrato nel corso degli anni di mettere in piedi degli eventi che hanno un grande richiamo, come giusto che sia, e quindi anche questa iniziativa ha una grande capacità di proiettare l'immagine della nostra regione, del nostro territorio, fuori dai nostri confini. Tra i protagonisti anche gli operatori della Città della Scienza di Napoli, come ha spiegato Mattia Crivellini, ideatore e direttore della festa. Il programma che anticipiamo oggi, innanzitutto, sicuramente l'incontro principale quello alla Fenice, Teatro alla Fenice di Senigallia, che sarà domenica 12 maggio alle 17 con il tenente colonnello Deris di Parma, ormai diventato generale, quindi anche con le anticipazioni di Garlasco di questi giorni la scienza anche nell'aspetto forense sarà molto importante. Ma noi ci concentreremo non solo sulla scienza ma anche sul tema del femminicidio, che ci sembra molto interessante e attuale in questo senso, quindi il colonnello Garofano dirà anche idee e intuizioni su come anche nel femminicidio sono importanti chiaramente DNA, analisi del sangue, cose di questo tipo, quindi si cercherà di fare un connubio appunto tra scienza e attualità. Fosforo è un'idea nata nel 2010 nella quale crediamo molto, un'iniziativa pilota che vogliamo far crescere, ha dichiarato l'assessore alla cultura di Senigallia Stefano Schiavoni. Per noi questo significa articolare l'attività culturale, l'attività formativa in tanti aspetti e quindi la scienza non poteva rimanere fuori da questa nostra attività permanente che svolgiamo durante tutto l'anno. Ovviamente ci sono dei momenti di punta, di visibilità maggiore, sono come quelli di queste giornate di maggio che ormai con la terza edizione hanno un bel successo con i nostri giovani, sono 50-60 classi che partecipano ogni giorno praticamente all'attività laboratoriale, tante iniziative di animazione scientifica, una grande intelligenza organizzativa e noi ci crediamo, vogliamo continuare con questa attività.